molto sentito, che è quella dell'infezione di coronavirus Covid-19 e nella fattispecie parliamo della sua implicazione nell'età pediatrica. Diciamo che partiamo subito da un assunto. I dati epidemiologici sono molto recenti, sono molto parziali, perché questa infezione è esplosa in tutta la sua significatività da pochissimo tempo. Sappiamo che è iniziata dalla Cina, poi si è diffusa nel resto del mondo e è arrivata anche in Italia. Diciamo che tutti gli studi concordano sul fatto che i bambini in età pediatrica sono poco colpiti da questa infezione e i bambini colpiti la riescono a superare abbastanza bene. E di fatto in Cina, dove ci sono stati più di 80.000 casi, nessun bambino è deceduto a causa di questa infezione. In Italia e nella Lombardia è stato fatto uno studio epidemiologico e i casi di ospedalizzazione in età pediatrica sono stati 4. Nessuno è finito in terapia intensiva, almeno ad oggi, speriamo neanche in futuro. E quindi pare che l'aggressività di questo virus nei bambini sia ridotta rispetto agli adulti. Le cause ancora non sono certe, non si capisce bene. Probabilmente alcuni virologi l'attribuiscono al fatto che il coronavirus, i virus di questa famiglia, sono responsabili del raffreddore, dell'influenza, che colpiscono moltissimo i bambini sotto i 5 anni. E pare che questa consuetudine, tra virgolette, dei bambini con questi virus un po' li protegga. D'altra parte, qualsiasi infezione nei bambini è un'infezione nuova e quindi quella risposta del sistema immunitario o comunque dell'organismo degli adulti con un virus nuovo potrebbe essere diversa rispetto a un bambino che comunque è abituato ad avere a che fare con virus e batteri nuovi. Per un bambino ogni infezione è nuova e forse il sistema immunitario è più elastico e dà luogo a meno, diciamo, dà luogo a problematiche, a patologie meno rilevanti. Questo però non significa che non si debba comunque proteggere i bambini, perché anche in età pediatrica ci possono essere dei bambini che hanno problemi, malattie croniche, tumori, malattie del sistema immunologico appunto, e quindi in quel caso la presenza di altre patologie o di patologie croniche espone a rischi anche i bambini e questi vanno trattati così come gli adulti che hanno malattie croniche. Un ultimo dato che volevo dire a suffragio, a conferma di quello che ho detto, è che il Chinese Journal of Epidemiology su questo giornale è stato pubblicato un dato di epidemiologia che ha correlato l'aggressività della malattia correlata all'età e nella sua fattispecie alla sua mortalità. Più si è giovani, più bassa è la mortalità. Sotto i 10 anni nessun caso, nei 20 anni la mortalità fino ai 40 si aggira al 2%, dai 40 ai 50 al 4%, dai 50 ai 60 poi sale anche qui all'1,3%, al 3,6 tra i 60 e i 70 per arrivare addirittura all'8 tra i 70 e gli 80 e al 14 sopra gli 80 anni. Perché ho citato questi dati? E concludo perché questo significa che la mortalità è molto legata all'età e quindi ad oggi quella preoccupazione che sta spingendo, io faccio il pediatra di famiglia, quindi ricevo molte telefonate, mi sento di tranquillizzare i genitori perché i bambini pare siano, diciamo, quasi del tutto immuni da questa infezione, o comunque se la contraggono non hanno sequele importanti.